Le penne di Francesco. Tante volte mi sono chiesto, sorridendo un po' di me stesso, come mai con certe penne regalatemi da un amico riesca per incanto a scrivere versi, prosa e a trasformare la fantasia in scrittura piacevole, senza alcuno sforzo e in modo gradevole. Cercherò di spiegare qui al lettore, dopo essere riuscito a farlo a me stesso, il processo attraverso cui le penne in oggetto formano per me tanto diletto. Il motivo di tutto questo, benché lo abbia presentato in modo leggero, è ben profondo e sincero. Scorre dalle penne di Francesco, in uguale terra menato, amico di adolescenza e compagno di collegio, non semplice inchiostro, ma i sentimenti cari, i sogni puri, l'anelito agli alti ideali che mi riempirono l'animo nel caro tempo lontano. Scorre dalle sue penne che a lui lasciano i clienti dell'albergo in cui lavora, altrimenti non sarebbe concepibile che me ne regalasse tante. Non inchiostro, ma il profumo dei nostri campi. Vedo dinanzi a me, quando le ho tra le dita, i boschi, i fiumi, i monti del Friuli, e mi appare chiaro e luminoso il viso del nostro indimenticabile Don Piero. Tieni una penna, mi dice quasi ogni volta che mi recco a trovarlo, così scrivi qualcosa, poiché lui sa cos'è per me lo scrivere. Avendomi visto, quando dividevamo una cameretta, riportar per notti intere su incontabili pagine, immagine dopo immagine. Tommy, dice sempre, prendi questa blu di plastica, me l'ha lasciata un giapponese, e anche questa in alluminio lucido, o vuoi quest'altra verde, o questa bordeaux. E io ne scelgo di volta in volta, o l'una o l'altra, contento perché so che con esse facilmente a scrivere riuscirò, divertendomi, rasserenandomi, e dirò qui, strano caso, quasi mai però qualsiasi cosa scriva, esaltandomi o arrabbiandomi, ma rimanendo sempre quieto e pacato, come il dolce immenso allungarsi dei campi, dai monti al mare del nostro Friuli. Mi rilasso scrivendo con le penne di Francesco e vado avanti a lungo, senza stancarmi, sentendomi come lui mi conobbe, giovane, puro, pensoso ed estasiato di tutte le bellezze del creato. Le penne di Francesco le tengo dappertutto, dove so può assalirmi la voglia di scrivere, sul tavolo in cucina, sul comodino vicino al letto, sul cruscotto della macchina e in ogni taschino di camicia e giubbino, sempre pronte a servirmi, anzi a spronarmi a poetare sui mai abbastanza cantati sentimenti e sulle tante cose belle sulle quali troppo poco è stato scritto, e sulla lunga fila di accuse da fare. Beh, ma su questo lasciamo stare, poiché soprattutto le penne di Francesco sono adatte per me a farmi provare un dolce tremore, a rimandarmi a rimembranze care e a non farmi spegnere in cuore la voglia di amare.